Sì, è l'attività di polizia economico-finanziaria, abbiamo un ruolo ben definito nella collettività, nella provincia siracusana, assicura la sistematicità con la quale operiamo per la tutela della legalità in genere. La beneficenza è un qualcosa che va oltre perché vede coinvolte diverse amministrazioni, in particolare la Procura, e la beneficenza è un simbolo per quelle aree di disagio dove si ritiene giusto intervenire ottimizzando le sinergie di tutti. Sono dei prodotti che dovrebbero essere distrutti, però voglio dire, questa devoluzione in beneficenza dimostra che le attività istituzionali della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica, ecco, hanno un seguito che sottolinea i fini sociali di questo evento, e quindi noi non siamo dei burocrati, perché sappiamo benissimo che dietro ogni procedimento penale, dietro ogni fascicolo, c'è una umanità che soffre, sia quando viene intaccata nei beni primari, la libertà, la proprietà, eccetera, sia quando, appunto, come oggi, quello che ci viene ricordato da questo evento, c'è qualcuno che può essere, diciamo, alleviato nel disagio che procura la vita, le condizioni. Esattamente. Un'iniziativa bellissima, ecco, che consente anche di mostrare il volto, un volto diverso delle istituzioni, quindi non solo attività di contrasto alla criminalità, di sequestri, di contrasto all'abusivismo, ma anche un'attività che può tradursi in finalità sociali, quindi sostanzialmente restituzione ad associazioni, a soggetti meno fortunati di alcuni beni che in mancanza di questa attività, di questa bellissima iniziativa, andrebbero distrutti. Quindi un forte apprezzamento e gratitudine alla Guardia di Finanza e alla Procura che hanno consentito questo risultato. Io voglio cogliere l'occasione per esprimere quindi apprezzamento nei confronti di tutte le forze dell'ordine che sono impegnate fortemente nel contrasto alla criminalità, al mantenimento della tutela della sicurezza pubblica. E voglio sottolineare in questa occasione la grande competenza e professionalità acquisita dalla Guardia di Finanza nel settore economico finanziario. È un presidio di legalità a tutela della finanza pubblica. E anche dimostrato una grande capacità di adeguamento in relazione alle nuove competenze, quindi alla complessità degli accertamenti in materia economica e finanziaria. Quindi soltanto per dire grazie a tutti gli uomini e alle donne della Guardia di Finanza di Siracusa per l'attività svolta. E voglio concludere anche con l'attività che svolgono, la Guardia di Finanza svolge una fondamentale attività di soccorso a mare, quindi anche questa va sottolineata. Quindi una bellissima occasione, una bellissima iniziativa che speriamo, ecco, di ripetere negli anni successivi.